Ciao a tutti ragazzi, come va? Come sempre qui agonista, spero tutto bene sia in game che in real life. Oggi riprendiamo le informazioni che vi ho dato per dicembre, dato che appunto è stata rilasciata la data del Community Day di questo mese. Inoltre parleremo delle informazioni per quanto riguarda le lotte Go, quelle che sono riuscito a raccogliere, e riguardo a questo appunto vi ricordo che abbiamo creato un gruppo Telegram che si chiama Agonisti Pokémon Go, nel quale vi invito ad iscrivervi per parlare delle strategie che utilizzate, i team che create, ovviamente se volete dei consigli, organizzare dei raid e così via. Ovviamente ho creato anche un account Instagram per tenervi aggiornati su quello che succede a me, ma anche per darvi dei consigli più veloci invece di continuare a caricare video, perché ovviamente montarli, editarli eccetera eccetera richiede tempo. Ma ora adesso andiamo a saltare subito per quanto riguarda il Community Day e poi parleremo delle info delle lotte. Il Community Day sarà a dicembre, il 12 e 13 dicembre, e sarà possibile per i Pokémon che hanno avuto un Community Day nel 2019 e nel 2020 riuscire evolvendosi ad apprendere le mosse Legacy. Se ti stai chiedendo che cos'è una mossa Legacy, una mossa Legacy è una mossa che si può apprendere solamente durante un dato giorno, in questo caso a dicembre, evolvendo quel Pokémon in un orario specifico. Quindi vengono fatti ogni mese degli eventi dalla Niantic che ricerca ogni anno un Pokémon differente. Quali sono i Pokémon del 2019 che hanno avuto un Community Day, quindi che se volete il 12 o il 13 dicembre prenderanno una mossa speciale? Eccoli qua. Li lascio tutti in sovrimpressione, non posso nominarli tutti ovviamente, quindi guardateli un attimo e adesso vi dirò quelli che secondo me sono buoni da far evolvere in questo Community Day, a mio parere, per le lotte Go. Allora, per quanto riguarda il 2019 appunto, io metto il focus su Totodile, che evolvendosi in Fraligatr apprende Idrocannone, che come tutti i Pokémon acqua che si evolvono e apprendono Idrocannone diventano veramente molesti nelle lotte Go, dato che lo caricano molto veloce. Fraligatr secondo me è un Pokémon molto lasciato giù dal PvP, però avendo una varietà di mosse molto ampia, a mio parere può fare molto. Il prossimo che vado a citare è Trico, che apprende Radicalbero evolvendosi in Sceptile. Trico ha comunque molte mosse veloci, ma comunque aggiungerne uno in più se ne avete uno buono non è ovviamente una cosa da buttare via. Torchic e Mudkip, che sicuramente sono sul podio per quanto riguarda il 2019, perché Torchic evolvendosi in Blaziken apprende Incendio, mentre Mudkip apprende Idrocannone evolvendosi in Swampert, e ho già mostrato in molte lotte quanto Swampert con Idrocannone possa fare molto all'interno delle leghe, soprattutto per quanto mi riguarda nella Ultra. Cito anche Turtwig, quindi come vedete, che apprenderà di Calbero molti starter. Perché? Perché gli starter sono dei Pokémon solidi e dunque dargli una mossa Legacy in più potrebbe veramente fare la differenza. Per quanto riguarda invece il 2020, i Pokémon che possono apprendere delle mosse ed evoluzioni sono questi. Spero li state guardando, spero che vi gasino, e adesso andrò a parlare di quelli che secondo me gasano di più. E sono sicuramente Paplip, che evolvendosi in Empoleon, ragazzi, apprende Idrocannone, cioè Idrocannone, non una mossa qualsiasi. Ho già detto che appunto è una delle mosse Legacy, a mio parere, migliori nel game. Empoleon, acqua metallo, acqua acciaio, come sapete lo chiamo metallo, è veramente performante, è un buon tank, dunque ragazzi prendete la sua mossa Legacy se ne avete uno buono. Seedot, ragazzi, che apprende Semitraglia, lui veramente nella sua forma finale di Shiftry può essere veramente performante all'interno della Lega Mega, una mossa molto veloce, e lui può essere un counter formidabile per Azumarill, anche se lui Azumarill è di tipo acqua folletto, come sapete, quindi dovete stare attenti alle sue caricate. Lui può essere veramente un counter molesto e distruggerselo e portarselo a casa velocemente. Gasly, per quanto riguarda il 2020, è secondo me sul podio, dato che evolvendosi in Gengar apprende Pugno d'Ombra, una delle mosse a mio parere più buone per quanto riguarda il competitivo delle mosse Legacy, sto parlando, perché è veramente veloce a caricare, veramente performante. Io consiglio di portare Gengar all'interno della Master, dove sapete ci sono molti Metagross che con Pugno d'Ombra, che è una mossa di tipo spettro, potete abbattere velocemente.
Citiamo ovviamente anche Magikarp, che evolvendosi in Gyarados apprende Idrondata velocissimo, quindi una caricata per mettere pressione e vedere un Gyarados molesto come leader all'interno della Master League oppure della Lega Ultra. Ovviamente lo consiglio con una mossa veloce di tipo Drago nel caso abbiate Idrondata nel back come caricata. Charmander può prendere solamente Drago Spiro da evoluzione, da quello che si è capito, perché lui ha avuto l'unico Pokémon che ha avuto due Community Day. Nel primo Community Day apprendeva Incendio, che era una mossa veramente utile per lui. Drago Spiro comunque è una mossa veloce che può fare il suo, dunque io non ci cischierei neanche su di lui. Cito anche ovviamente Magmar e Electrobuzz, che veramente li abbiamo visti lottare, sono utili. È una mossa che non è stata pushata tanto per il competitivo, però secondo me porta delle dinamiche interessanti all'interno delle leghe. E appunto delle lotte adesso andiamo a parlare, perché ci sono delle novità per questo mese. Appunto, cosa succede nel mese di dicembre? Abbiamo la Lega Mega che durerà dal 30 novembre al 14 dicembre, quindi due settimane consecutive di Lega Mega Open. Quindi cosa vuol dire? Vedremo anche i leggendari all'interno di questa Lega. Passeremo poi alla Lega Ultra. Il 14 dicembre passeremo dalla Lega Mega alla Lega Ultra fino al 28 dicembre alla Lega Ultra, quindi altre due settimane di Ultra Open, quindi rivedremo l'apparizione di Giratina all'interno delle lotte probabilmente e di molti altri Pokémon. Il ritmo cambia per la Lega Master, che avrà solo una settimana di play e sarà dal 28 al 4 gennaio. Cosa ha fatto la Niantic? Probabilmente vuole testare le caramelle XL, di cui abbiamo parlato nell'altro video. La Lega Master durerà dal 28 al 4 gennaio e sarà divisa in tre fasce, cioè la Lega Master Premier, in cui non sono ammessi i leggendari ma sono ammessi i potenziamenti dei Pokémon con le caramelle XL, la Lega Normale senza il potenziamento delle caramelle XL e ovviamente una Coppa per chi non è a livello 40 e quindi non può potenziare i Pokémon sopra un dato livello. Quindi per esempio per me o per chiunque stia guardando questo video e non è ancora a livello 40 e non vuole performare in quella lega, può giocare in questa nuova coppa che non so ancora il nome, ma è sotto i 1500 PL e sono ammessi tutti i Pokémon che hanno almeno uno di questi tipi. Normale, Erba, Elettro, Volante, Ghiaccio e Spettro. Cosa vuol dire almeno uno? Vuol dire che potete mettere anche dei Pokémon che hanno uno di questi tipi e uno, no, mi viene in mente Obstagoon, che è normale, buio e quindi appunto ha il tipo normale. Detto questo, in questa settimana, dal 28 al 4 gennaio, avremo la polvere di stelle raddoppiata ogni volta che la raccogliamo, quindi lottate a manetta se potete in questa settimana. Invece, nella settimana dal 4 all'11 gennaio, avremo una Open Lega solo Premier, quindi vengono scartati i leggendari, si gioca solo in Premier, si provano dei nuovi team e si continua a lottare nella Lega. Ovviamente la Season 6 non finisce a gennaio, ma in teoria dovrebbe durare 3 mesi e questo consentirà a tutti i players circa di arrivare almeno al livello 20, perché come sapete dal 21 al 24 si giocherà a punteggio, quindi solo chi è forte a rankare, chi ha dei Pokémon veramente forti, riuscirà ad alzarsi. Infatti hanno messo dei titoli per gli ultimi livelli, che vanno dal 21 al 24. A livello 21 sarete nominati Assi, al 22 Veterani, al 23 Esperti e al 24 Leggende. Ovviamente fatemi sapere a che livello riuscite ad arrivare, cerchiamo tutti di arrivare al 20 perché immagino che come me molte altre persone che lavorano non riusciranno a giocare sempre tutti i giorni tutte le lotte. Ora andiamo a parlare delle ricompense che ho scoperto all'interno dei ranking. Fino al rank 4 avremo degli item casuali e da quello che ho capito anche fino al rank 9, dove la storia cambia perché nel rank 9, in quel rank, tornata di ranking, ogni vittoria ci daranno solo polvere di stelle, quindi vincete più lotte che potete perché una volta finite quelle 7 di 5 lotte verrete catapultati subito nel livello 10, il quale premio saranno i vestiti Pikachu per il vostro avatar. Nel rank 14, al posto della polvere di stelle, otterrete solo caramelle rare, da quello che ho capito, quindi cercate anche lì di vincere più lotte possibili in quel livello. Rank 15 appare come Pokémon misterioso Chespin, quindi arrivata alla regione di Kalos ovviamente ci forniscono almeno uno starter di ogni tipo. Quindi dal rank 16 avremo Fennekin e dal rank 17 Froakie. Poi
susseguendosi dal rank 19 potremmo avere uno tra tutti i Pokémon che sono apparsi prima nelle lotte. Quindi tutti i Pokémon che potevamo catturare nei livelli precedenti, nel livello 19 potrà apparire uno di questi. Nel rank 20 ci sarà un item misterioso, quindi appena ci arrivate commentate nei commenti che item avete trovato, e da quello che ho capito ci daranno anche una posa gratuita ispirata a un membro, a un allenatore della regione di Kalos. Ancora non so bene perché non ho, come sapete io non ho seguito dopo Rubino i giochi canonici, e ovviamente ci saranno dei vestiti che penso apparteranno appunto a questa regione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, chi pensate di evolvere per quanto riguarda i Community Day, fatemi sapere tutto, mandatemi delle lotte che state facendo nella Lega Mega, a breve spero di portare degli episodi, ci vediamo presto con un prossimo video, ragazzi, bella lì, ciao a tutti!